Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo test mod, ma prima di iniziare vi ricordo sempre e vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare sempre un bel pollicione in su. Allora ragazzi, eccoci qua, nuovo test mod. Oggi vi porto il test mod dell'MP122 che è uscito sempre ieri sia per PC e sia per console, e con questo attrezzo adesso la potatura non è più un problema, ragazzi. Si va molto più veloci, riusciamo a fare due filari alla volta ed è molto molto meglio. Allora, innanzitutto andiamo a vedere i costi, dove si trova, roba varia. Allora, si trova naturalmente tecnologia per viticoltura. Eccolo qua, MP122 Ocea Twin, quindi gemelli, gemello, no? 10 km orari di lavorazione e costa 22.000 euro. Allora, la prima cosa che vi voglio dire: quando lo acquistate, potete staccare il braccio aggiuntivo. Se vedete qua sopra al trattore, vedete? Ci sono due, come se stessero attaccati due attrezzi, no? Potete staccarlo un pezzo, vedete? E ne usate solo uno. Se vi serve quindi doppio, lo riattaccate, lo potete riattaccare. Eccolo qua, e ce l'avete doppio. Allora, il modder, che si chiama Universe Simu Modding, raccomanda, quando si accende l'attrezzo, bisogna attivare prima il braccio aggiuntivo e poi quello principale. Quindi dobbiamo dispieghiamo quello aggiuntivo e lo accendiamo e poi dispieghiamo quello principale, ok? Così dice, raga, non è che lo dico io, si raccomanda questa cosa, quindi funziona così. Ecco qua, raga, spettacolo, puro spettacolo, ragazzi, guardate qua, che spettacolo, che spettacolino. E adesso così, invece, prima riusciamo a fare una sola un solo filare. Adesso ne facciamo due insieme. Si può attaccare sicuramente anche dietro, funziona anche da dietro. Poi l'ho attaccato avanti, però dovrebbe funzionare. Ogni tanto lascia qualcosina, mo non so se sono io che non sono capace, però se andate dritti e non vi muovete troppo destra sinistra, penso che lavora bene, come potete vedere. E adesso quindi, raga, quando c'è bisogno di potare, vedete, io qua sono andato un po' stortino, deve cercare di stare abbastanza al centro e cercare, insomma, di non toccare tanto lo sterzo, vedete? A posto. Ci mettiamo la metà del tempo, quindi se prima ci mettevi un'ora, adesso ci metti mezz'ora per un vigneto. Ecco qua, due filari alla volta. Oh, li mette sempre dritti, io lo qua. Ok. E questa è la mod, raga. Io ve la straconsiglio, io la prenderò sicuramente per i miei vigneti, specialmente quelli sulla mappa Italia. Io qua non so perché ogni tanto mi lascia. Comunque. Ok ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se l'avete già provato e se pure a voi ogni tanto, vedete, vi lascia qualcosina. Non so se sono io oppure qua il vigneto è un po' larghino, non lo so, questo era già fatto, sto vigneto su questa mappa, quindi non so se può essere che sia più stretto, forse lavora meglio. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io concludiamo qua il test mod, spero vi sia piaciuto, vi iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!